Il dottore lascia il suo bambino appena nato e dice: "Calmati, sei giovane, ne avrai di più". Durante la dolce attesa non è una novità che un mare di sentimenti e di emozioni profonde colga i genitori ansiosi fino a quando vedono il loro bambino tra le loro braccia. Non è stato molto diverso per Crystal Amequita e il suo partner, Diego. Avevano appena avuto una relazione da 3 mesi quando hanno scoperto della sua gravidanza, ma nonostante ciò erano pieni di sogni e progetti con il loro nuovo bambino che avrebbero chiamato Young Max. Crystal aveva 23 anni quando il suo sogno di essere madre stava per avverarsi. Tutto è andato normalmente e i suoi amici e la sua famiglia hanno seguito da vicino ogni fase della gravidanza, che la coppia pubblicava sui propri social network. Ma nel 5° mese, ha cominciato a sentire dolori anormali che lo preoccupavano molto. "Ricordo ancora il bambino che tremava e si voltava", osserva Crystal. Sebbene l'istinto di sua madre le dicesse che qualcosa non andava, il medico le disse di tornare il giorno successivo per la sua eco di 21 settimane, dopodiché qualsiasi pericolo sarebbe stato sicuramente escluso. "Vorrei aver fatto le cose diversamente. Vorrei aver ascoltato il mio istinto dicendomi che qualcosa non andava", si rimprovera. Il pomeriggio successivo è andata con il marito in ospedale e quello che le hanno detto la lasciava senza fiato, era già in travaglio e stava perdendo il liquido amniotico di cui il suo bambino aveva bisogno per sopravvivere. "Ha detto che la mia cervice si era aperta e la placenta era entrata in contatto con il canale vaginale provocando un'infezione. Era sul punto di combattere un'infezione e all'epoca aveva solo 2 opzioni. Il primo era accelerare il tuo lavoro con i farmaci e il secondo era permettere al tuo corpo di fare il suo corso. Crystal ha scelto il secondo. Che cazzo? Avevo il cuore spezzato, il mio cuore soffriva, il mio mondo era in frantumi. Come sono passata dall'essere così eccitata a compiere 21 settimane e vedere il mio bambino crescere nella mia pancia per sapere che non avrei lasciato l'ospedale con lui". Ma nel bel mezzo del processo, mentre hanno inserito il catetere e lei ha chiesto di rimuoverlo perché era molto a disagio e aveva molto dolore, le sue acque si sono rotte e sapeva che stava perdendo il suo bambino. "Dopo 2 spinte mi hanno chiesto se volevo portarlo, ma prima volevo rimuovere l'intera placenta", ha spiegato Crystal. "Quello che è successo dopo è un ricordo inquietante che rimarrà con lei per tutta la vita. Ero sotto shock, il dottore lo lasciò cadere quando uscì e disse: va bene, sei giovane, ne avrai di più, tu stai bene. Come puoi dire che sto bene quando ho appena perso mio figlio? Non potevo credere a quello che era appena successo. Mia madre ha detto che si sentiva come se stesse per essere buttato via con tutta la spazzatura, a causa del modo in cui trattavano Ian, era così piccolo, 0,3 kg, che se li tolse e non riuscirono a prenderlo", ricorda la madre devastata. Quella notte il medico di Crystal la chiamò per scusarsi per non aver riconosciuto i segni del travaglio e la madre in seguito scoprì che aveva una cervice incompetente che aveva portato ad un'infezione nella placenta. Crystal e Diego hanno trascorso 2 giorni in ospedale prima di salutare Ian. "L'unica cosa che la tiene in piedi è sapere che lui rimarrà sempre vivo nei suoi ricordi, nelle sue preghiere e nel suo cuore, e questo le dà conforto. Condividi questa triste storia in modo che altre madri che condividono lo stesso dolore possano essere confortate. Ma questo serve anche come campanello d'allarme per i medici, una vita non importa quanto piccola possa essere, non può essere trattata in questo modo".